Siamo lodati Gesù e Maria, fratelli e sorelle carissimi, questa 18ª domenica del tempo ordinario e ci sottopone l'inizio sviluppato del discorso sul pane disceso dal cielo che Gesù fece nella sinagoga di Cafarnao dopo il miracolo della moltiplicazione dei pani. È un discorso molto lungo che ci terrà compagnia per diverse domeniche e che serve fondamentalmente a farci riflettere su una realtà fondamentale della nostra esistenza, che è questa. Noi siamo uomini, siamo esseri umani, non siamo semplicemente, perdonatemi l'espressione, animali. Cosa significa questo? Gli animali hanno una vita terrena, mangiano, bevono, si riproducono, si divertono e poi muoiono. Gli uomini cosa dovrebbero fare? Alcune cose simili a quelli che fanno gli animali, perché anche noi mangiamo, beviamo, e ci dobbiamo distendere, d'accordo? Popoliamo il pianeta Terra e andremo incontro a sorella morte. Sotto questo punto di vista è simile alla nostra vita a quella degli animali. Ma è tutto qui, punto interrogativo, che non sia tutto qui, noi lo capiamo anzitutto da una cosa, no? Gli animali uomini, diciamo così, cosa fanno in più rispetto a quello che non fanno gli animali animali? Cosa sto facendo io adesso? Sto parlando, giusto? Voi mi capite quello che sto dicendo? E sto parlando perché penso, d'accordo? Si spera che pensi in maniera decente, d'accordo? E perché penso? Penso perché a differenza degli animali ho quello che la tradizione, non soltanto l'insegnamento della Chiesa, ma anche filosofica, ha chiamato ho l'anima. Capite? Un sacerdote viene mandato in una comunità parrocchiale, lo sapete perché? Questa è una cosa che si sa da tanti anni. Per promuovere la gloria di Dio, la conoscenza di Dio e per aiutare le persone che gli sono affidate a condurre in salvo la propria anima, la gloria di Dio e la salvezza delle anime. Queste cose un tempo erano molto molto, come dire, chiare e vissute, oggi lo sono un pochino meno. Com'è la legge della vita della nostra anima? Lo sapete che la legge della vita della nostra anima è molto simile al nostro corpo. Voi sapete che il nostro corpo ha una data di nascita. Tutti quanti sappiamo la nostra data di nascita, no? Ecco, c'è una data di concepimento e una data di nascita. E purtroppo il nostro corpo, non vi voglio mandare per storto la domenica, avrà una data di morte. Dopo essere vissuto e però cresciuto, d'accordo? Io adesso ho quasi 47 anni. Se uno vede le foto di quando avevo un anno, se le guarda bene si vede che quel bambino sono io, però insomma sono un pochino differente. A un anno non parlavo, a un anno non facevo il prete, non potevo neanche fare il prete, d'accordo? Quindi non avevo queste stesse sembianze fisiche, ma assomiglia un po' il bambino Leonardo, ma adesso sono un pochino differente. E guardate che la nostra anima è la stessa identica cosa, ha una data di concepimento, ha una data di nascita, poi può crescere e diventare adulta o rimanere una bimba. Sapete cosa non c'ha l'anima, a differenza del corpo? Non c'ha la data di morte, questa è l'unica differenza, perché la nostra anima è immortale, non morirà con il nostro corpo. Questo, ripeto, lo sapevano anche i filosofi, non c'è bisogno di essere credenti e cristiani, e lo si capisce in maniera abbastanza semplice, no? Qual è per esempio una differenza fondamentale tra noi e gli animali? Secondo voi un animale, se vede vicino a sé un cane, supponiamo, un cane morto, il cadavere di un cane, secondo voi un animale, quel cane, capisce che quel cane è morto, secondo voi? No. Lo annusa, comincia a fare, sente che puzza, dice, ma lo guarda un po' e poi via se ne va. Non è che capisce che quel cane è morto e pensa poi, dunque, questo mio amico è morto, quindi mi sa che poi un giorno morirò pure io. Se noi vediamo invece un essere umano morto, noi lo capiamo che quello è morto, d'accordo? Gli facciamo dire una bella messa, e sappiamo tutti quanti, anche se non ci vogliamo pensare, adesso apriamo una parentesi con una piccola facenza, noi non ci vogliamo pensare che dovremo morire, ma lo sappiamo che dovremo morire. Qui a Sermonete è stato girato Non ci resta che piangere, giusto? Contro Isi e Benigni. Benigni è ancora vivo, Troisi purtroppo no, ma vi ricordate proprio Non ci resta che piangere, se non mi ricordo male, la battuta che fece Troisi?
quando gli dicevano ricordati che devi morire, ricordati che devi morire, aspetta che mo me lo scrivo, la battuta per esorcizzare il pensiero della morte. Au, poveraccio Troisi. Drammaticamente qualche tempo dopo aver girato sto film è morto sul serio in età prematura, no? Allora, perché Gesù fa il discorso di attenzione? La manna di che cosa vi preoccupate voi? Dice a noi oggi, del cibo che perisce o di quello che dura per la vita eterna? Cioè, cominciamo a dire, la data di concepimento della nostra anima, sapete quand'è? Quando è la data di concepimento della nostra anima? C'ha due fasi. Voi dovete sapere, guardate, questo non è uno scherzo, eh? Ciascuno di voi che mi sta ascoltando, nessuno escluso, ma questo vale per tutti i membri della razza umana, presenti, passati e futuri. Sapete quando è stato pensato da Dio? Pensato come individuo particolare. La tua anima, pensata da Dio, è solo la tua, non ce ne sarà mai nessun altro uguale, non ce n'è mai stata nessun'altra. L'anima mia, l'anima di Biagio, l'anima di Marcello, benvenuti a proposito tutti quanti i gruppi folcloristici, eccetera, eccetera, sono un unicum, non ci sono mai stati. Sapete quando Dio l'ha pensata? Da tutta l'eternità. E sapete quando Dio l'ha creata? Dio l'ha creata quando i due gameti, il seme di papà e di mamma, sono diventati uno zigote, nell'istante del concepimento. Quell'anima da sempre pensata da Dio, con un atto della sua volontà, viene creata e viene infusa. Sapete cosa ci insegna la Chiesa? Che appena infusa contrae il peccato originale, quindi l'anima concepita ha bisogno di nascere alla grazia. Vediamo, questo è facile, eh? Quando nasce un'anima alla grazia? In che giorno? Il battesimo. Adesso riprendo un'esortazione di Papa Francesco. Chi di voi alzi la mano, anzi meglio di no, se no mi prende un infarto, conosce la data del proprio battesimo? Io sì. 23 settembre 1971. La mia santa mamma aveva imparato dalla mia santa nonna che i bambini si battezzano subito. Io sono nato al 18 settembre e 5 giorni dopo c'ero stato battezzato. Ma io festeggio di più la data del battesimo che la data di nascita. Quindi se volete fare contento, fatemi gli auguri il 23 settembre, non il 18, perché la data della nascita sulla terra comincia il conto alla rovescia per la data della morte, che ancora non lo so, ma la data di nascita della mia anima comincia la data di nascita per la vita eterna. Ho quasi finito, mi rimangono 2 minuti e mezzo se vogliamo rimanere nei tempi sempre di Papa Francesco. Attenzione, vi faccio una domanda. Il nostro corpo cresce, giusto? Per crescere dobbiamo dargli da mangiare. Per diventare bravi sbandieratori dobbiamo allenarci ore e ore al giorno, per diventare professori dobbiamo studiare, per diventare prete dobbiamo studiare, per diventare dottore in teologia dobbiamo studiare ancora di più, so io che andaggio studiato, no? Quindi ci sono delle leggi di crescita della vita del corpo. Oh, e la nostra anima, che è nata il giorno del battesimo, secondo noi cresce oppure no? O rimane sempre uguale? Cresce o decresce? Finito col battesimo, è finito tutto? No, figlio. Vi faccio una domanda, no? Secondo voi, conosciamo tutti quanti Padre Pio, facciamo il santo più famoso del mondo, l'ha fatto da tutti i colori Padre Pio, d'accordo? Quante preghiere ha fatto, quante messe ha detto, c'aveva le stigma, ha fatto un sacco di cose. Secondo voi, in paradiso, dopo la morte, l'anima di Padre Pio sta allo stesso livello, supponiamo, di un povero uomo che ha fatto una vita lontana da Dio? Non è andato mai a messa, non ha mai fatto una comunione, non ha mai fatto una preghiera, magari non si è sempre comportato bene, non lo so, si è separato, ha tradito la moglie, ha bestemmiato, tutto quello che vi pare, immagina tutte le cose. Poi, poco prima di morire, si pente, chiede perdono a Gesù, invoca con il cuore la sua misericordia, e secondo voi Gesù lo perdonerà o non lo perdonerà? Gesù lo perdona. Ma, attenzione, secondo voi l'anima di questa persona in paradiso sta vicino a Padre Pio? Gode Dio ed è felice nella vita eterna tanto quanto Padre Pio? Io non vi rispondo, pensateci voi. Allora, se io in questa vita non ci penso mai alla mia anima, non vado mai a messa, adesso non voglio fare la predica della domenica, ma per farvi capire un concetto, no? Non prego mai, non mi confesso mai, non faccio mai la comunione, non faccio mai un po' di opere buone, non sto lontano dai peccati, che succede? Che la mia anima rimane come era il giorno del battesimo, e ogni giorno che passa è tempo perso.
Questo, se io credo, influisce nella vita eterna, capite? Allora, perché Gesù dice qual è la cosa più importante? Credere in colui che ha mandato. Allora, le domande che ci portiamo oggi è: uno, tu ci credi che Dio esiste? Veramente, non a chiacchiere. Ci credi che Gesù Cristo, che ha detto queste cose, è Dio? Punto interrogativo. Ci credi che nell'ostia consacrata è presente Lui e quello è l'alimento della tua anima? E se tu quella ostia non la prendi mai, attenzione che non si può prendere quell'ostia, insegna la Chiesa, senza stare in grazia, eh? Non fate mai una cosa di questo genere. Prima la confessione e poi la comunione. Ma dopo la confessione si può e si deve, ci si deve accostare alla Santa Comunione. Tu ci credi che senza quella cosa lì la tua anima non cresce, languisce? E se tu per tutta la vita sei stato lontano da lì, ammesso che raggiungi la salvezza, perché comunque ci deve essere il pentimento dei tuoi peccati, e non è detto che ci sia l'ultimo momento, comunque avrai una vita eterna molto meno bella di quella che ci avrà un Padre Pio. Cioè, io dico, conviene, ragazzi carissimi, giocarsi tutto per... Quanto dobbiamo stare sul pianeta Terra? 30 anni? 40? 50? Facciamo così, 100 anni. Ma capite cosa significa l'eternità in confronto a 100 anni? Cioè, io vi lascio solo con questo pensiero. È da sciocchi non confrontarsi con queste cose. I miei parrocchiani, chiudo questo gioco di tempo massimo, sanno benissimo, e lo ridico, d'accordo, qualcuno si scandalizza, che io lo dico mai ai miei parrocchiani perché non viene a messa la domenica. Perché ci devono arrivare da soli. Perché i miei parrocchiani li devo trattare da persone intelligenti e adulte. Pensare a queste cose, cioè pensare alla tua vita eterna, farti queste domande, è obbligatorio per una persona che sia adulta e intelligente. E tu in coscienza devi darti delle risposte. Cioè, è brutto, capito? E vieni a me. Ma figlio mio, se tu non capisci che questa è la vita tua, chiaramente ti assumi la responsabilità di quello che vivi, perché non sarà soltanto un problema del paradiso, ma anche la vita che vivi qua giù non sarà bella e felice. Io questo lo so benissimo. Cioè, io potrei stare una settimana senza mangiare, mettetemi alla prova che non ci credete, ma un giorno senza messa io non ci sto, manco morto, capite? E non ci sono mai stato. Ma non perché sono virtuoso, capito? Dice, quanto è virtuoso. No, perché sono normale, capito? Perché lì c'è la salvezza della mia vita. Capite? Se il giorno non mangio, ho un po' di fame e mangerò domani. Se la settimana non mangio, meglio che se sono ingrassato snellisco un po' tutta la salute. Se trevano le tossine, certo, se uno non mangia mai, si può, capite? Ma l'anima è più importante del corpo, per me. E queste sono considerazioni e riflessioni che al termine della Santa Messa, in privato, ciascuno di noi deve fare. Perché la vita appartiene a noi. E la viviamo così come scegliamo di viverla. Il Signore non forza nessuno, ma invita tutti quanti a riflettere, perché possiamo dare alla nostra esistenza la direzione giusta. La direzione giusta è una, ma dobbiamo riconoscerla come tale e liberamente abbracciarla e sceglierla. Chiediamo alla Madonna che in questo ci aiuti, e vi auguro a tutti, ecco, di comprendere e di scoprire quanto è bello stare con Gesù, quanto è vero che Lui è Dio e il nostro Salvatore, quanto qui, su quello che sto per fare tra poco, c'è la nostra vita e la nostra gioia terrena, e in anticipo della nostra gioia celeste. Siamo lodati Gesù e Maria.